Buongiorno gioie, stamani mi vedete al naturale, Nature, la strega Nature, perché voglio testare con voi il mascara, questo qui che ho preso della Rimmel. Allora, io l'ho già provato, il mascara non è male, in quanto è abbastanza corposo, voluminoso sulle ciglia e ha un effetto un pochino allungante, diciamo così. Ora io ho le ciglia sfigate, lo sapete, comunque per farvelo vedere ho deciso di farlo insieme a voi, così almeno vi rendete conto. Poi io non sono una professionista, per cui non so stenderlo bene. Decidete voi guardando magari al meglio. Ora è in offerta da acqua e sapone, quindi se vi piace compratelo ora, è in offerta, perché poi dopo salirà il prezzo sicuramente. Allora iniziamo subito a fare la base del viso e poi mettiamo il mascara insieme. Allora, io ho già messo la cremina e ho sistemato un attimo le sopracciglia con la matitina, quella che sapete voi di Kiko, quella lì, il numero 01, è apposta per le sopracciglia, questa matita qua. Allora, mi tiro indietro i capellini come prima cosa, così almeno non ci danno noia, e inizio a lavorare sul viso. Finito di fare ciò, vado a prendere una spugnetta bagnata e tampono il tutto. Vado a prendere un correttore, prendo questo di Diego Della Palma, così, e lo faccio a picchiettini, che riesce a illuminare anche un pochino lo sguardo questo di correttore. Va fatto assorbire bene. Vado a prendere una cipria, questa è di Shaha. Shaha è una cipria color 01 Ivory, questo colorino qua, e la passo su tutto il viso. Adesso vado a fare un po' di contouring con questo bronzer della Kiko, che è il numero 101. Vado successivamente a schiarire con questa cipria che è il numero 004. Rendere un pochino più naturale questo effetto abbronzante. Sempre con un blush della Kiko, questo che è il numero 108, vado a riempire un po' le gotine. Allora, sopra la palpebra vado a mettere un ombretto che è della palette della Moolak, e si chiama On. È questo ombrettino qua che è color chiaro, vedete? Vado a prendere il mio piegaciglie e inizio a lavorare sugli occhi. Oh, mannaggia, aspettate, vediamo. Ok. Allora vado a prendere il mio mascara, questo qua, Scandalize della Rimmel, e inizio a lavorare sulle ciglia. Le mie ragazze sono proprio sfigate di ciglia. Lasciamolo asciugare un po' e poi passiamo alla seconda applicazione. Ecco qua la seconda applicazione. Ok, ecco qua ragazzi, applicazione fatta con questo mascara. Vi faccio vedere da vicino. Allora, questo è l'allungamento, vedete, che a me ha provocato niente, e questo è senza, cioè, quindi non so quanto
Oddio, un pochino l'ha fatto, però io ho le ciglia sfigate di natura, quindi poi non saprò dare in mascara. Io non me lo sento di consigliarvelo, meglio quello di Hollister che secondo me allunga di più. Vedete? E questa è senza. Io ho le ciglia molto sfigate, ragazze. Con questo vi saluto. Ciao, alla prossima!